Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Cubi Factorium, un gioco sviluppato da una sola persona, almeno a quanto ho visto. È un gioco che ricalca un pochino quelle che sono le esperienze di Factorio, di Satisfactory, di Factory Town, insomma, vedremo tanti generi insieme. Boh, vediamolo. Vi faccio prima di tutto vedere i tutorial. Ah, prima di tutto non vi so dire il prezzo perché sto registrando questo gioco il giorno prima dell'uscita. Voi lo vedrete se tutto va bene il giorno stesso, quindi uscirà il 3 di luglio. Non so il prezzo, uscirà, lo vedremo poi il giorno stesso. La grafica, come potete notare qui, è in pixel grafica, in voxel. E niente, cercavo il nome dello sviluppatore, ma probabilmente uscirà dopo. Anzi, forse qua. Vediamo un attimo. Sì, Mirko si chiama. Mirko è lo sviluppatore. Adesso il cognome non lo ricordo. Comunque, se cercate questo gioco è già in closed alpha da agosto del 2018, perché ai Bakers di Kickstarter è stato concesso di accedere, diciamo. E il gioco comprende quattro ere tecnologiche, insomma, ma al momento ce ne sono solo due e ci saranno anche quattro biomi diversi. Il gioco resterà in Early Access circa 2 anni. E vi faccio vedere il tutorial giusto per farvi vedere che cosa è. La base della colonia, la produzione avanzata, il sistema di combattimento, i carretti con i cavalli, il sistema di logistica con i dirigibili, i treni un po' più avanzati, la rete dei treni, i segnali dei treni, diciamo il processing dei materiali. E questo non so che cosa sia. Potrebbe essere un sistema di gestione di più treni e poi conveyor belt, che sarebbero i nastri di produzione. Andiamo a provare una nuova campagna, così vi mostro un pochino in che cosa consiste il gioco. Il tutorial ho fatto il primo e mi è sembrato anche piuttosto lungo, devo dire. Io prenderei questa per forza di cose, perché poi potremmo andare a esplorare nuove isole. E ci selezioniamo la prima e vi mostro subito com'è il gioco. Ci si muove con WASD per muovere la telecamera. E intanto vedete che abbiamo una barca e questa barca all'interno, cliccandoci col tasto sinistro, possiamo andare a scaricare queste risorse. Un primo difetto che trovo al gioco è il fatto che tante volte mostrano la quantità di risorse che ci sono, che si possono produrre con i vari tavoli, senza mostrarci il nome. Dobbiamo passarci sopra col mouse e risulta un pochino scomodo sapere che cos'è questo. Io ci passo sopra e vedo che è un piccone. Loro intanto stanno andando a scaricare tutto. Vediamo l'interfaccia. Qua vedete che qua ci raccomandano le cose da fare e l'inventory target, cioè praticamente quando noi possederemo questi materiali, quindi 50 wooden log, 50, 25 di argilla, 15 di assi di legno, pomodori, grano, acqua e fragole. Quando le avremo prodotte, finiremo il livello e potremo passare all'isola successiva. Intanto vedete che di qua ci sono altre cose, ci sono altri coloni, insomma, con altre risorse. Poi si dovrà anche combattere. Come fare per espandere questo territorio? Perché noi al momento possediamo questo all'interno di questi paletti rossi. Dobbiamo andare nel menu di crafting e creare il bonfire. Il bonfire ci espande la zona di interazione, ma al momento a me non interessa, perché interesserebbe forse espandere qui in modo da avere più zone dove poter raccogliere cose. Allora, intanto ho messo qua la zona. Qua in alto vedete quanto abbiamo nell'inventario, a livello di cibo, di acqua, il numero di case, che tra l'altro non vedo, cioè potremmo farle, credo, il numero di coloni, 8, che non stanno facendo niente, e poi andando qua in queste, vabbè, qua c'è il giorno,
i warning, quindi i problemi che ci sono. Qui nel management possiamo vedere quanto ogni colonna è portato a fare i vari lavori. Vedete, non ci sono cioè, ci sono solo le immagini, quindi dobbiamo capire noi che cosa fanno, soprattutto queste che sono i vari tavoli da lavoro. Io al momento do a due di loro una cosa importante che è quella della costruzione, e così inizieranno ad andare a costruire questo fuoco. Così vi faccio vedere che ho messo qui per farvi vedere come possiamo allargare i nostri confini. Vedete che stanno già prendendo la linea e stanno andando. Un'altra cosa importante che dobbiamo fare è la costruzione di di una farm. No, anzi no, prima ancora di un pozzo, così vi mostro come funziona. Il pozzo lo piazziamo qui. E questo pozzo, una volta costruito, noi prendiamo, qua sotto vedete ci sono costruzioni di treni, le strade, i conveyor belt, la farm che andremo a fare dopo. E qua abbiamo una cosa molto importante che è la stockpile. La stockpile la piazziamo qui, in 2x2. A questo punto, anche se il pozzo non è ancora costruito, possiamo fare questa operazione: selezionare il pozzo e cliccare col destro qui. Quindi tutta l'acqua che verrà raccolta dal pozzo verrà messa in questo stockpile. A questo punto andiamo nuovamente sul management dei coloni e diamo a uno di loro il compito di portare l'acqua. Se non ricordo male, dovrebbe esserci. Eccolo qua, il primo, il pozzo, lui è il più indicato, ma anche questo qua in fondo, quindi direi che lo fa Wieland. Lui farà questo lavoro una volta che il pozzo sarà pronto. Vedete che intanto la zona si è espansa. Qua c'è una cassa del tesoro che sarebbe interessante. Vediamo cosa c'è all'interno. C'è della clay, della stone, degli strawberry, vabbè. L'altra cosa che facciamo subito è quella di dare con questo comando, dopo la stockpile, c'è mine and harvest. Possiamo tagliare queste piante che ci fanno comunque comodo. Dopodiché prendiamo un'altra stockpile e la mettiamo qui, e questa sarà la stock. No, 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 la stockpile la mettiamo qua sulla costa perché qua sul verde preferirei costruire. Quindi prendiamo questa stockpile, la mettiamo qua, e a questo punto questa stockpile. Ah, scusate, qua ho fatto una cosa sbagliata. Su questa stockpile devo dirgli accetta, al momento non accetta nulla, accetta acqua. Quindi a questo punto l'acqua funziona. In questo caso invece possiamo dirgli di accettare altre cose, ma lo vedremo a breve. E intanto attendiamo anche che abbattano questi alberi. Lo faremo con la farm. La farm dobbiamo costruire, dobbiamo produrre dei pomodori, no? Pomodori e tomato. E pomodori e strawberries, scusate. No. Ho proprio sbagliato del tutto. Vado a eliminare. No, non me lo annulla. Deconstruct. Ok, eccolo qua. Allora, adesso facciamo questa farma, questa benedetta farma, la facciamo grande così, 3x2. E qua gli diciamo di piantare degli strawberries. Dobbiamo fare un sacco di roba. Tomato. Qua ci piantiamo tomato. Facciamo un'altra farma. E la mettiamo qui. E ci facciamo. Facciamo 2x2, 3x2 ancora. Tomato. Abbiamo detto qui. E qui invece ci facciamo strawberry. A questo punto da qui porti qui. E da qui porti qui. Quindi accumuliamo, se ce lo fa fare, ok. E qua infatti dobbiamo dirgli di accettare, ce li dà in verde, accetta questo e questo. No, era già impostato in automatico, ok. Ok, intanto vedete che qua sta producendo acqua e la sta trasportando qua. Molto carina la grafica una volta ingrandita. Allora, a questo punto abbiamo fatto questo. Stiamo producendo cibo, stiamo producendo. A breve produrremo cibo. Dobbiamo dire a qualcuno di loro di andare a coltivare, quindi coltivare questo e gli facciamo fare anche. No, gli diamo un lavoro solo al momento. E quando arriveremo qui potremo assumere anche questo nuovo colono che c'è qui. Non questo,
No, anche è una e due, una e due, e anche degli animali, dei maiali. Vabbè, abbiamo fatto questo. Questo è fondamentalmente quello che ci viene spiegato, che vi sto spiegando io nel primo tutorial, perché poi in realtà la situazione diventa più complicata. Perché qui nella costruzione vedete che ci sono decorazioni per gli animali, basic house. Vabbè. Qua abbiamo la panetteria, la greenhouse, il bonfire, no, il deposito. Qua possiamo fare il manichino per l'allenamento. Ok, andiamo a fare il basic workplace. Il basic workplace lo piazziamo qui. Questo basic workplace ha bisogno anche lui di uno stockpile. E da qui porteremo qui quello che produciamo qua produrremo assi di legno. Quindi qui dovremo selezionare accetta assi di legno. Perché le assi di legno sono richieste per la vittoria della partita. In questo caso abbiamo già iniziato a... No, possediamo già del grano. Stanno iniziando a coltivare. Quindi dovremo assegnare poi una persona al workplace. Quindi Basic Workplace direi che lui è il più indicato, quindi lo farà lui. E niente, a questo punto abbiamo iniziato delle produzioni base, quindi produciamo del cibo qui, magari aggiungiamo un'altra farm ancora, aggiungiamo un po' di grano. Qua sì, abbiamo detto strawberry, tomato e qua ci mettiamo il grano e il grano verrà esportato anch'esso qui. E ci viene già accettato dal menu. Possiamo dare il compito anche di scavare della pietra. E sì, al momento io non mi metto a costruire di queste cose conveyor qui perché non ho ancora fatto il tutorial ed è un gioco tutto da scoprire. E niente, adesso sarebbe comodo magari espandersi un pochino anche di là, quindi vado a prendere di nuovo uno di questi bonfire che chiede rocce e legno ed espando la mia zona, quindi mi metto anche, non so se può seguire di qua, ma c'è una palude, però ci espande anche abbastanza, quindi espandiamo anche la zona lì. Lui intanto si è messo al lavoro perché è andato a prendere del legname che c'è già qui pronto, ha preso il wooden log e l'ha portato lì. E ha prodotto le board che sono richieste per la vittoria finale. Ci raccomandano di fare il tavolo per socializzare e delle farm. Ok, non so adesso esattamente dove sia stazione dei treni. Possiamo fare la shipping port, l'inserta. Cioè, c'è veramente un botto di roba da craftare. La distilleria per produrre la birra. Intanto sentite che sta piovendo, quindi table, mettiamo. Quanto è grande! E vedete che qua ci sono due utensili per terra, il piccone. E niente, non ho dato il compito a nessuno di scavare, che è questo, quindi glielo do a chi non è ancora impiegato in nessun lavoro, quindi lo do a Flood Hild. E inizierà adesso a scavare. Possiamo accelerare anche il tempo, vedete che adesso inizieremo ad abbattere gli alberi e creare un po' di spazio. Intanto abbiamo espanso tutto, quindi possiamo cliccare qui e farlo apparire, credo, in qualche modo. Vabbè. Ok, qua stiamo producendo. Poi le assi, tra l'altro, le portano via perché servono per craftare altre cose e non ci ho fatto caso. Comunque. Poi vabbè, col workshop qui si può produrre anche altra roba perché si può produrre wooden handle. È brutta sta cosa che si aprono questi menu qua sopra. Sono piccoli baghettini che poi andranno sistemati. Anche gli stone hammer, cioè i martelli di pietra. E se clicchiamo invece sulla persona, possiamo assegnargli noi direttamente il lavoro. E vediamo anche quanti sono assegnati a quel lavoro. No, quanto è portato a fare quel lavoro lì. E il workshop e very nice house. Vediamo se possiamo fare greenhouse. Il pozzo ne abbiamo uno. Brewery niente. Ancient Temple, il tempio antico. Non so che cosa serve, ma servono dei cristalli. Quindi non possiamo farli.
Foundation Grass, Automatic Kiln, Svelta, sono richiesti veramente un sacco di materiali e non è senz'altro un gioco semplice questo, cioè, dovete essere proprio appassionati di questo genere qui perché non, se no non... Ok, allora, perché qua mi mostra la bandiera? Perché non c'è nessuno che ci lavora? Invalid soil. Ah, non cresce su questa terra qui. Oh. Mannaggia. Allora, annulliamolo, distruggiamo. Facciamo così. Vediamo se il grano riusciamo a farlo crescere qui. No. No, non ho ben capito, vabbè, poi se qualcuno di voi lo ha già provato, lo aveva in beta questo gioco nella closed alpha, scusate, me lo faccia sapere così almeno lo so. Adesso imposto di abbattere anche questi alberi così creiamo un nuovo spazio. Si può abbattere anche questa roba qui, acceleriamo il tempo. Questo è senz'altro uno di quei giochi che dovremo tenere d'occhio nei mesi a venire. Che conta di rimanere non più di 2 anni in early access ed è uno di quei giochi appunto da tenere d'occhio perché sicuramente se lo proveremo tra 6 mesi, 1 anno sarà completamente diverso da come lo vedete adesso, così come tanti altri giochi. Quindi secondo me è da tenere d'occhio e questo gameplay ovviamente non vi insegnerà a giocare, ma vi butta lì la pulce nell'orecchio perché nel momento in cui lo vedrete ci troveremo già nel giorno stesso del rilascio, quindi insomma. Ok, questo qua sembra che stia buttando giù il pozzo, ma in realtà sta solo scavando. Sta solo, scusate, raccogliendo l'acqua. Ci sono ancora dei villici non impiegati. E pazienza, insomma, adesso ce ne faremo una ragione. Stiamo cercando di capire. Vedete, stiamo producendo parecchio legname. Dobbiamo scavare anche l'argilla. E l'argilla non ho proprio idea di dove si trovi. Quindi sarà da capire. Soil. No, la gira la dobbiamo trovare sul percorso. Ogni tanto poi arriva la barca e ci sono altri materiali da prendere. Eh sì, questo qua è grano, dobbiamo arrivare di là. Allora, facciamo una bella roba. Facciamo un altro di questi, un bonfire. Così arriviamo di là. Pian piano ci arriviamo. Ok, acceleriamo il tempo, è già accelerato. Facciamo il bonfire lì, vedete, sta già portando le assi. Poi con la Q e la E possiamo ruotare per gradi. Una volta fatto, ne facciamo un altro, così espandiamo nuovamente la zona. Ok, arriva fin qui. In questo caso dovremmo riuscire a... No, scusate, ma bonfire... Dove me lo dà valido? Qua, qua, ok. Perché qua sopra non me lo lascia. Qua. Ok. E poi andiamo a prendere quello che ci aspetta di là. Cioè reclutare nuove persone. E anche i maiali. No, che non ho ancora capito poi come si fanno. E questo qua a cosa serve? No, quando esausti va bene. Ok. Poi possiamo dare a ogni tavolo la priorità, come in ogni gioco di questo tipo che si rispetti. Qua siamo quasi pieni d'acqua. Niente, me lo costruite. Quando volete. Che cavolo sta succedendo? Ci sono... È successo qualcosa? C'è della nebbia. Ecco, vi faccio vedere altre cose. Qua sopra vedete l'inventario. Non è comoda neanche questa cosa perché... ci mostra tutto quello che abbiamo, più quello che non abbiamo, e sarebbe stato meglio vedere solo le cose che possediamo. Questo è un peccato, ma credo lo sistemeranno. Il message log invece, ci mostra quando i nostri personaggi salgono di livello nelle varie skill, quando la partita viene salvata e quando comunque succede qualcosa di rilevante come la costruzione di un edificio o la raccolta di qualcosa dei campi.
E non capisco perché non vanno a costruire, ci mancherà del materiale, presumo. Non ne ho idea. Ok. Adesso, io direi che stiamo raggiungendo anche il target delle wooden board. E mi costruite questo? Ah no, ok, era successo che avevo selezionato questo qua. Selezionandolo è uscito tutto rosa. Ok, no, non ne ha nessun bug. Perfetto, se mi costruite... Vabbè, facciamo una roba, tagliate ancora della legna perché è fondamentale avere della legna pronta perché sennò finisce anche la produzione di assi. No, ecco, infatti mancavano appunto le assi per costruire il fuocherello. Una volta fatto il fuocherello ne facciamo un altro così andiamo a completare la zona lì dietro e ci prendiamo anche la produzione di grano. Vediamo soprattutto se diventa nostra la produzione di grano, non so, ok, sì, è diventato nostro. Quindi a questo punto prendiamo un workshop, lo mettiamo qui, facciamo un 2x3, prendiamo questo e lo buttiamo qua. Non è ancora nostro, no, dobbiamo conquistare interamente la zona, quindi un altro bonfire e conquistiamo tutta la zona qua. All'ambaradam. Ok, vai e fatti onore. Non ho ancora provato, come vi dicevo, il combattimento, quindi non so ancora esattamente come funzioni. So che si possono addestrare con i manichini, come in ogni gioco di questo tipo, ma non ho ancora incontrato nulla. È un gioco che sicuramente è una sorpresa perché non lo conoscevo fino a un paio di mesi fa. Ok, infatti adesso è diventato tutto nostro. Ah, ma poi cliccavo qua sul basic barn per gli animali, ma in realtà devo premere qui e trascinare qua. No. Questo è grano. Accetta il grano. Ma scusate, questo. Ah, questo è per coltivare. Ok. Ma scusami, se io prendo la farm e la metto qui, non me la fa fare? Ah, mining, fare mine. Ah, ok. Allora, mine. Ok, e i coloni andranno e scaveranno tutto. Vedete che adesso si sono aggiunte nuove persone che daranno sicuramente una mano. Ne prendo un'altra adesso che vado a scavare. Adesso stanno abbattendo tutto. Stanno raccogliendo grano. E ce ne servono 5 per superare il livello. Adesso ci mancano strawberry, ancora wooden log. E dovremmo farcela. Vabbè, wooden log, io adesso vado e scavo. Vado e taglio, scusate. No, scusate, non voglio che mi tagliate tutta sta roba qui. Togliete, annullate l'ordine. Che non voglio perdere tempo. Voglio che tagliate gli alberi. Io adesso fermerò anche la produzione di assi perché basta, perché abbiamo abbastanza assi. E adesso ci stanno raccomandando di fare una stazione di cavalli, horse station, che ci consente poi la costruzione di carretti per il trasporto delle merci. Invece di portarne uno alla volta, ci facciamo il carretto col cavallo e lo trasportiamo un po' come visto in Factory Town. Vabbè. Allora, 50 wooden log, harvested tomato, a posto. Strawberries, ci mancano strawberries, quindi io metto, giusto per farvi a sto punto vedere la conclusione della vicenda, metto tutti a coltivare e altri a tagliare la legna. Soprattutto quelli che non hanno un lavoro.
Vediamo, ci manca ancora un po' di legname, ma lo vedremo immediatamente, subito adesso, abbattendo tutte queste zone qua. Abbiamo un'intera foresta da abbattere qua. E poi ci mancano pomodori e fragole. Quindi io adesso espando la farm. Queste sono, abbiamo detto, tomato. Qua ci mettiamo tomato. E di qua un'altra farm con le strawberry. Qua non possiamo. La mettiamo così. E qua mettiamo strawberry. Si può piantare anche il grano a questo punto, ma l'abbiamo già raccolto tutto da qui, quindi non ce n'è bisogno. Sì, abbiamo quasi esplorato praticamente tutta l'isola. Qua vedo che c'è dell'altra roba, abbiamo trovato del grano, cioè dei fiori, scusate. C'è un po' di roba, eh? C'è anche una piccozza rotta, cioè di qualità minima, ma chi se ne frega. Cerchiamo di completare quanto richiesto. Allora, scusate, qua lo porti qua. Scusa, qui lo porti qui. Qui lo porti qui. Sì, crescono in tot secondi, bisogna poi andare a vedere a quant'è perché lo diceva, mi pare. Infatti, 120 secondi. Adesso stiamo andando a una velocità superiore, quindi dovremmo metterci meno di 120 secondi. Comunque dovremmo farcela. E bisogna anche calcolare che, ok, adesso abbiamo fatto il tomato, faremo breve anche, ok, anche il tomato, perché i nostri villici mangiano anche, devono anche mangiare. E ci manca adesso solo la mined clay, che non ho la minima idea di dove sia, quindi adesso proviamo a scavare e vediamo se trovano questa benedetta clay. Anche perché altri punti dove scavare io non ne ho idea, quindi adesso prendo una stockpile, la metto qui e gli dico mettici dentro la clay. Se la trovo, perché vedete adesso il problema è quello di capire dov'è la clay. La clay è quel simbolo lì, che è eccola qua, mined clay. Ok, accetta la mined clay. Non la trovo. Abbiamo già completato praticamente tutto l'inventario di tutto il vicinato, insomma, e vediamo se riusciamo a raccogliere 25 clay. Di solito vicino all'acqua si trova la clay, però non mi fa scavare qui. Non lo so, non ho proprio idea di dove si trovi la clay. Neanche qua si può scavare solo qui. Ah, ok, la stiamo raccogliendo, perfetto. Continuate a scavare come dei pazzi, abbattiamo tutta questa montagna e andiamo a chiudere finalmente la partita. Abbiamo fatto una missione base proprio in fretta e furia, però 9 giorni di gioco trascorsi. No, non trovano più clay. Eccola lì, si vede adesso. Sì, infatti sta salendo vertiginosamente. Dovremmo aver completato. Infatti, abbiamo Leave Island. E a questo punto dovremmo sbloccarne un'altra, che è quella dopo. Infatti, sblocchiamo la seconda isola. Ce ne sono alcune da esplorare. Ovviamente il gioco è completo per metà al momento, quindi bisognerà vedere Mirko Seite. Ecco, è il nome dello sviluppatore, lo trovate su Steam. Cubifactorium è questo. Ve l'ho fatto vedere con un gameplay piuttosto lungo. Spero vi sia piaciuto, spero vi abbia dato un'idea di quello che ha da offrire questo gioco. E in caso fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!